Ciao grandissimi, benvenuti su Food Stories, io sono Leo. Oggi sono qui per farvi vedere una pianta di limone. Una pianta di limone molto particolare, perché l'ho piantata da seme, mi pare lo scorso agosto, se non sbaglio. E appunto c'ha delle caratteristiche molto molto strane. E quindi voglio farvele vedere. Cioè, strane per un limone da seme. Voglio far vedere anche, se è possibile, ecco, insieme agli avocado, insieme a tante altre cose, avere delle piante di limone da seme. Quindi, e questo qui probabilmente sarà uno dei migliori candidati a questa cosa, ecco, perché comunque ne ho fatte diverse di piante, di agrumi da seme, e voglio vedere appunto quello che viene fuori. Quindi questo è uno dei miei esperimenti insieme agli avocado, insieme a tante altre cose, e quindi spero che anche questo tipo di esperimento vi piaccia. Allora ragazzi, eccoci qui con la mia pianta di limone. E appunto è una pianta che, allora, intanto ha deciso da sola dove separare, dove spaccarsi, perché qui, come vedete, insomma, c'era la punta qui, ok? Gli è caduta da sola, non so per quale motivo è caduta. Comunque non so se è proprio stata una decisione della pianta abbandonare la punta, oppure c'è stato qualche insetto, insomma, che poi dopo di conseguenza la pianta ha deciso di abbandonarla perché magari era stata mangiucchiata, eccetera eccetera. Comunque vedete, intanto la struttura della pianta è una bella struttura. Il tronco, diciamo, principale è tutto sano, tutto perfetto. Poi qui a un certo punto ha deciso di separarsi, che è tutto questo rametto che poi va fin quassù. E poi stessa cosa di qua, guarda, ha fatto questi due grossi getti. In più aveva fatto anche questo, che però insomma non sta andando un granché. Stessa cosa di qua, aveva fatto un altro getto che però, diciamo, sta un po' abbandonando. Quindi credo proprio che prossimamente eliminerò questi due getti più piccoli, e manterrò appunto per creare una struttura sia questo che questo, in modo che da questi due poi partiranno tutti i vari rami principali, e quindi farò, diciamo, un limone a fionda, perché vedete è proprio perfettamente dritto, e poi parte questi due rami perfettamente allineati. Però qual è la cosa che veramente mi ha sconvolto di questo limone? È che, come vedete, questo limone non ha niente di un limone selvatico. Perché già dalla foglia, come vedete, qui in fondo è come la foglia di un limone normalissimo. Mentre di solito nei selvatici, ora vi faccio vedere l'altra pianta, un'altra pianta da seme che ho fatto io di kaffir lime, che magari vi metto una foto qui da qualche parte. È questa, ok? E vedete come sono i selvatici in generale? Fanno questa doppia foglia. Mentre nel mio limone non c'è, capito? E nemmeno in questo, che sarebbe il suo fratellino, che lo lasciamo un po' trascurato, però anche questo sta un po' ributtando. Però vedete, anche questo non ha niente di selvatico. C'è una foglia normalissima di limone, come potrebbe essere qualsiasi limone domestico, capito? E quindi, insomma, questa cosa mi ha un po' sconvolto. Oltretutto, cioè, guardate, c'ha pochissime spine. Qui ce n'è una, non so se la riuscite a vedere, molto piccola. Qui ce n'è un'altra, insomma, non è pieno di spine come si è soliti vedere un limone. Vedete, questo qui comunque è piccolissimo, ce n'ha una, due, tre, quattro, insomma è tutto pieno di spine, mentre questi qui sono proprio quasi privi di spine. E si vede che in agricoltura ultimamente, invece che andare a creare selezioni tramite ramo, ovvero come funziona la selezione tramite ramo, poi naturalmente farò anche un video apposito, però diciamo che in generale i vostri limoni, se avete dei limoni, sono frutto della selezione di anni e anni e anni e anni, addirittura anche 100, cioè non ci si porta dietro limoni che sono stati selezionati, sono partiti veramente da tanto tempo per arrivare a quel frutto lì, capite? Perché loro magari no, c'hanno questo limone da seme che li fa dei frutti. Da quel limone da seme loro vanno a individuare quale dei rami ha fatto il frutto migliore, ok? E quel ramo lì lo prendono, ci fanno una talea, oppure lo innestano su un'altra cosa, e da quello lì gli verrà tutto un altro albero. Dopo gli è venuto tutto quest'altro albero, li fanno di nuovo una selezione, vanno a cercare il ramo che magari gli dà il limone più succoso, che gli dà il limone più grande, insomma tutta una serie di cose, e vanno continuamente a fare queste selezioni, capite? E fino ad arrivare ai limoni domestici che tutti noi conosciamo. Però cosa comporta questa cosa? Comporta che ci vuole un sacco di tempo. Cioè, pensate voi, se ogni volta dovete far crescere una pianta grossa per selezionare un ramo nuovo da un
talea, insomma, o innestandolo su un ramo quanto ci voglia per fare una cosa del genere. Mentre naturalmente se fa l'impollinazione incrociata tra un tipo di limone e un altro, tramite pollinazione, nel giro di 5 anni potresti avere un limone molto buono, che però rimarrà così, e che se ripianti quel seme lì che viene da quel limone non si riparte al punto di partenza, come succederebbe appunto per quelli selezionati via ramo, perché quelli selezionati via ramo, appunto, se te ripianti un seme di quel limone lì, riparti e torni al punto di partenza. E infatti succedeva questo, ovvero ritornavi ad avere un limone non buono per fare i frutti. Mentre facendo appunto l'impollinazione incrociata, loro hanno direttamente una pianta molto buona, aspettando molto meno tempo. E questa è una cosa interessante e molto più intelligente di fare continuamente selezione via ramo. Per esempio, i frutti che ho io nel campo, proprio i frutti, i peschi e cose così, alcuni se li mettete da seme, ritornano da seme. Infatti magari vi farò un video anche su quello. Mentre alcuni, cioè, vi viene delle peschine super piccole, oppure delle prugne super piccole, oppure delle meline super piccole. Perché appunto la maggior parte di quelli sono fatti tramite selezione via ramo. E quindi se voi ripiantate il seme di quella pianta lì, ritorna al punto di partenza. E quindi questo qui potrebbe avere un grosso vantaggio rispetto a un limone normale, perché magari se volete poi riprodurre la stessa pianta di questo, basta che ripiantate il seme e dopo 5 anni ce l'avete, mentre quell'altra maniera, insomma, dovete fare tutta una serie di problematiche che non vale la pena fare, ecco. Comunque, ora vedremo un po' che verrà fuori da questo limone, credo ci vorrà anche qualche altro annetto, io comunque lo spingo molto, vedete, ci metto anche il caffè sotto e gli piace tantissimo, anche il macerato di banana gli piace tantissimo, insomma, se volete vedere anche come faccio i miei fertilizzanti naturali, trovate un video qui su Food Stories, ve lo lascio magari qui in alto nelle schede, e poi naturalmente faccio vedere anche tutti i risultati di tutti gli altri agrumi da seme che ho piantato, voglio proprio vedere quello che viene fuori, così per curiosità e per vedere se effettivamente si può fare un limone da seme o un agrume da seme oppure no. E niente ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, e voi proverete a fare un limone da seme per vedere cosa verrà fuori, insomma fatemelo sapere qui sotto nei commenti, e naturalmente se vi fa piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi contenuti che carico davvero tantissimi tipi di contenuti, dalla cucina ai viaggi all'orto, come vedete appunto, insomma dai, dategli un'occhiata al canale perché sono quasi sicuro che troverete qualche cosa di interessante. Poi qui sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social network, compreso Telegram, dove potete tranquillamente farmi domande se avete delle domande. E noi come sempre ci si vede ad un prossimo video, sempre qui su Food Stories. Ciao ragazzi!